Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Matteo Richetti, buonasera. Senatore non del PD. Buonasera Mariana Aprile, giornalista di Oggi. Buonasera Massimo Giannini, direttore buonasera. Di Radio Capital. Eh sì, perché Matteo Richetti in questi anni è venuto spesso qui da noi a 8:30 a rappresentare e a difendere le posizioni del Partito Democratico. Adesso non lo farà più, perché ha deciso di lasciare quel partito e di opporsi a questo governo 5 Stelle PD. Subito dopo la pubblicità. Senatore Matteo Richetti, lei martedì non ha votato per il nuovo governo PD 5 Stelle e ha lasciato quello che è stato il suo partito per 12 anni. Perché? È stato il mio partito da sempre, nel senso che sono tra i fondatori, insieme a tantissime altre persone, in una scelta che io, non, senza enfasi, mi ha cambiato la vita, perché il Partito Democratico è tutta la mia vita politica. Però ci si deve mettere un punto di non condivisione, cioè non si può appartenere ad ogni costo. Questa scelta di sostenere il governo Conte e la scelta di sostenere un governo si fonda su tre elementi fondamentali: il Premier, la squadra e il programma. Nessuno dei tre, secondo me, aveva le condizioni di decenza minima, di dignità politica che il PD doveva riconoscersi. Io voglio solo... Ma per esempio cosa? Per esempio lo stesso Premier, 4 settimane prima, era il Premier sostenuto da Salvini e Di Maio, il quadro era lo stesso, Di Maio, Conte e Salvini, oggi è Di Maio, Conte e Franceschini. Il Premier che è venuto in aula a denunciare omissioni gravissime di Salvini è venuto a dire che sulla vicenda dei soldi alla Russia non gliel'ha detta tutta. Ma ce l'è venuto a dire quando Salvini lo ha sfiduciato. Io ho rimpianto di quei grandi presidenti del Consiglio che vanno in aula, si giocano una carriera, ma al Parlamento non nascondono nulla. Ma come si fa a ripartire da quello? E come si fa a ripartire da una squadra nella quale l'ossatura di ministeri fondamentali, esteri, giustizia e il sottosegretario Chigi è lo stesso di prima? Su questioni rilevanti, l'idea di giustizia del PD può essere interpretata da buona fede. Possono obiettare tante cose adesso, anche con l'aiuto di Marianna e di Massimo cercheremo di farlo. Però prima le volevo chiedere, siccome lei ha appunto detto che è stata la scelta più sofferta della sua vita, forse lo è stato anche perché il suo ormai ex partito, il PD, le ha chiesto 150.000 euro di quote che lei non avrebbe versato al PD di Modena. Non mi strapperete mai una parola contro il mio partito, i suoi dirigenti. Per me la politica si fa con coerenza. Ma questi soldi li deve restituire o ma no? Ma secondo lei, considerato che il partito ha una sola regola chiara, chi non è in regola con i versamenti non può essere ricandidato. Mi hanno candidato un anno fa. Ma posso avere 150.000 euro di debiti, magari 10.000 euro al mese. Ma è evidente che Zanda, il tesoriere del PD, ha detto la posizione di Richetti è regolare. Qualcuno utilizza questo tema, che fa molta presa, ma purtroppo è destituito di fondamento... No, glielo volevo chiedere per fare chiarezza, appunto. No, vabbè, mi amareggia molto, ma le garantisco che la situazione comunque, è posta. Diciamo, lei è uno scissionista, né più né meno come è stato Bersani quasi 2 anni fa. Non do patenti di coerenza né a chi ha votato questa fiducia né a chi in passato è uscito. Dico solo che la Costituzione consegna ad ogni parlamentare un elemento anche di coscienza e di bene pubblico, cioè del bene dello Stato. L'adesione ad un partito è un fatto fortissimo, ma prima viene il non fare un danno al Paese e votare questo governo, e la lista dei sottosegretari di oggi mi convince di questo, non è il bene del Paese. Mariana Aprile, è una scelta di coerenza quella di Richetti o così, di furbizia politica o di assenza di senso della realpolitik? No, mi auguro che sia entrambe le cose per il futuro politico del senatore Richetti, nel senso mi auguro che sia una scelta, come credo abbia spiegato in apparente scontata buona fede, sia di coerenza che di astuzia probabilmente, perché comunque
diciamo, nell'area del centrosinistra che ci siano dei movimenti sotto gli occhi di tutti da mesi, e quindi immagino, spero, mi auguro ci sia anche un calcolo di questo tipo dietro, non ci sia solo la coerenza politica, perché altrimenti appunto il rischio dell'irrilevanza si fa alto. Era una scelta sicuramente difficile, al di là delle motivazioni che l'hanno determinata, perché mentre diciamo, da fuori no, si può commentare con una veemenza tutto sommato perdonabile e tagliare con l'accetta il presunto bene e il presunto male, quando poi si è lì e bisogna decidere se votare o meno la fiducia, insomma, un minimo di calcolo in più anche sulle necessità. Ha fatto bene o no? Secondo te? Fossi nata Richetti, ma fossi nata PD, io questo governo probabilmente non l'avrei mai sostenuto, ma per ragioni molto simili a quelle illustrate da Richetti. Cioè, era possibile farlo, era già abbastanza scandalosa l'idea di farlo, ma si poteva rendere meno scandalosa accettando qualche compromesso in meno, probabilmente. Cioè, sarebbe stata più digeribile, anche più forse digeribile per l'elettorato di centrosinistra. Tu sei d'accordo, Massimo Giannini, perché... tu hai scritto anche editoriali di fuoco, no? Contro questo governo PD 5 Stelle, di un po' più di Fiocherello. Ci sono stati tanti mal di pancia all'interno del PD per questa alleanza. Perché nessuno ha seguito Richetti? Ma perché nessuno ha seguito Richetti non lo so, mi do una spiegazione che ovviamente... ha a che vedere, purtroppo, lo dico, non tanto e non solo con la necessaria responsabilità che in questo momento la sinistra ancora una volta si è assunta, perché non è la prima volta che lo fa di fronte a un'emergenza in precedenza quasi sempre economica, stavolta anche politico-istituzionale, quasi democratica, Salvini alle porte, il rischio di elezioni anticipate e quindi il dittatore dello Stato libero di Bananas o di Papete che porta nella politica italiana tutta la sua... forza eversiva, diciamo così. Non solo questo, molti non l'hanno seguito, io in questo purtroppo devo riconoscere che è una nota dolente sulla quale Salvini tocca un tasto autentico, perché evidentemente piace a tutti salire su un carro da vincitori per un partito che da 3 anni le ha perse tutte, dal referendum costituzionale in poi, tutte le elezioni regionali, fino ad arrivare alle politiche. Si potrebbe dire la stessa cosa della Lega e del Movimento 5 Stelle, siamo nel quando pieno... hanno deciso dopo le elezioni del marzo del 2018 siamo nel pieno ovviamente della legittimità costituzionale. Io però apprezzo, diciamo da questo punto di vista, la coerenza del senatore Richetti in una stagione nella quale, come qualcuno dice, la coerenza è l'ultimo rifugio delle canaglie, no? Perché abbiamo visto per anni, e soprattutto nell'ultimo anno, imperversare nel PD l'hashtag senza di me, da un certo momento in poi, miracolosamente, è imperversato l'hashtag vengo anch'io. Quindi tutti sul carro del vincitore. Stasera sono io che dovrò difendere il governo. Posso dire due cose? Aggiungo una cosa che riguarda però il senatore Richetti e il suo futuro, che... ovviamente. E qui ci sono le note dolenti. Dolenti. Non è stato un bel momento questo. No, non così. Dolenti, avevo voglio dire però. Giannini. No, non e dolenti. Devo dire, voglio dire questo. Lei è nel pieno dello spirito del tempo. Siamo in regime proporzionale e quindi anche partitini o piccole formazioni dello 0, dell'1%, come dimostra la vicenda di Speranza, ministro della Salute, in nome e per conto di LeU, che è un partitino uscito a pezzi dalle ultime consultazioni elettorali, un giorno può rientrare in partita con incarichi importanti, quindi cioè, è nello spirito del tempo. Ce la può fare chi? No, voglio dire, nel proporzionale anche le piccole formazioni rischiano di diventare importanti. Quindi dai per scontato purtroppo, che la nuova legge elettorale la faranno, si va in quella non direzione. Solo la faranno, quindi, ma Richetti, si andrà nella direzione del proporzionale. Anche Richetti pure. In questo senso Giannini mette le vele al vento. Per esempio, un elemento sul quale voglio dire una cosa velocissima. Perché nessuno l'ha seguita del Partito Democratico, visto che non è l'unico appunto ad avere No, ma un sacco di colleghi, io ho fatto un intervento al Senato di 3 minuti, ho detto davanti al Presidente Conte le cose seguita. Che sto ripetendo e tutti, hai ragione su tutto, però non si può, però è una questione di responsabilità. Ma perché lei pensa che sarebbe stato meglio andare a votare con io sono convinto tutti che dicono primo, Salvini aveva il vento in poppa, primo, super c'era favorito. Un ampio margine per fare un governo diverso da questo. Se quando Di Maio si è seduto di fronte a Zingaretti e gli ha detto Conte prendere o lasciare, Zingaretti avesse risposto, sai cosa c'è?
o Draghi, o Cantone, o Barca, o Giovannini, altrimenti andiamo a votare, uno spazio secondo me c'era. Draghi lo tolga subito. Appunto, togliamo Draghi. Siamo Draghi realisti. È ancora, se avessi detto facciamo uno sforzo, invece che le persone che si sono insultate per 4 anni, il ceto politico dei due partiti, facciamo un governo politico, ma con grandi personalità, Barca, Becchetti, Magatti, Giovannini. Ma io dico, ma si può fare un governo in cui davvero ci sono i gruppi dirigenti che si incontrano? Ci sono state due direzioni e mi taccio. La prima, tutte e due senza dibattito. Zingaretti interviene, dice guardate, vado con un mandato, c'è un punto di discontinuità, Conte no. Dopo 2 giorni Conte era sì. Una seconda nella quale io ho votato contro, perché il mandato non veniva sistematicamente rispettato. Ora, io credo che il mio partito, adesso Giannini diceva una cosa, il proporzionale. Ma il proporzionale è il tradimento per definizione dello spirito del PD. E il mio partito, vede, mi tradisco, dico ancora il mio partito, quando va dai suoi circoli, dai suoi elettori, dai suoi amministratori a dire che abbiamo cambiato idea sul fatto che le coalizioni si presentano prima e davanti agli elettori e non se ne fanno 6 il giorno dopo in Parlamento? Il suo ex partito ha fatto un po' di pasticci, perché la legge elettorale. Ma allora non sono io che me ne sto andando, è tutto il gruppo dirigente che sta portando il PD da un'altra questo, parte. Consente questo, no, di fare queste alleanze. Perché se no non ci sono maggioranze. Ci siamo già dentro di il governo, abbastanza. Quindi, si tratta di completare il percorso, ma ci siamo già dentro, se no questo governo non sarebbe nato, no? Come non sarebbe nato quello giallo-verde un anno fa, perché nessun italiano aveva votato per far governare insieme Salvini e Di Maio. È un'alleanza che però, è nata dopo, però, sulla base però, delle forze parlamentari. Marianne, un'ultima obiezione. Prima Geni dice il papete Salvini, il rischio Salvini. È vero, abbiamo venduto questa motivazione come elemento cardine su cui fare il governo. Un po' c'era, però. Dopo 24 ore proponevamo l'alleanza con i 5 Stelle, alle regionali, alle amministrative, come schema strategico, legittimo. Ma si può discutere? Ma da quando in qua in quattro fanno governo, alleanze, proporzionale, legge elettorale? Posso ma è un partito, è una comunità. Ma però è anche vero che su questo probabilmente il Premier Conte ha molta ragione anche sulla questione dei sottosegretari e viceministri ad avere fretta. Non è che si potesse aprire un dibattito di mesi e mesi e mesi, perché a quel punto... No, sui sottosegretari sì, sulla legge elettorale ma la legge elettorale intanto non è manco ancora all'ordine del giorno, quindi ma ci sarà sicuramente... Però una... che no, ma dico per chiudere la questione delle riforme costituzionali, no, questo sia un pezzo fondamentale. Ma per formare una nuova maggioranza di governo, o no? O lei vedeva bene il suo ex partito discutere per mesi? No, i tempi sono giusti, vedevo bene il mio ex partito dare vita ad un governo diverso con un programma più chiaro, perché francamente dire che le tasse le pagano tutti, che aiutiamo le famiglie, che aumentiamo il lavoro, che riduciamo l'inquinamento, io non ho mai visto programmi però, che aumentano l'inquinamento e riducono il lavoro, Marianna, francamente. Però ci sono già alcune cose che sono cambiate, che stanno cambiando, sulla questione dell'immigrazione, sulla questione dell'Europa. O no? Sì, la sensazione è che cambino perché stanno cambiando in Europa e non perché stiano cambiando effettivamente qui, cioè la lettura... Forse in Europa cambiano perché siamo cambiati qui noi come governo anche, no? Questo sicuramente, cioè le posizioni di antitesi continua, di scontro continuo, i toni sempre alti con l'Europa che c'erano, ci sono state nei 14 mesi e anche prima in realtà per certi versi, però nei 14 mesi che hanno preceduto la nascita di questo governo sicuramente non avrebbero aiutato a trovare punti d'incontro, non avrebbero mai portato Gentiloni a ricoprire il posto che ricopre. Magari neanche Sassoli a ricoprire il suo, insomma, cioè, è evidente che il cambio di passo è stato non solo notato ma anche in qualche modo premiato ed è una cosa su cui verosimilmente Salvini continuerà a fare la campagna elettorale per i prossimi 6 anni. Però io mi volevo collegare alla domanda che facevi prima al senatore Richetti, cioè sul perché non ci sia stato un po' un effetto emulazione, no, nel PD. Le volevo chiedere se secondo lei non si stiano preparando per seguire qualcun altro, cioè se non abbiano seguito lei perché siano in realtà ai blocchi per seguire questa fuoriuscita di Renzi, dei renziani che si sta approntando. Ecco, e mi aggancio perché anche io su Renzi avevo un'altra domanda. Cioè, intanto non ne ha parlato con Renzi quando ha deciso e lo ha sentito? In questi giorni? No, non ne abbiamo parlato, non sapeva nemmeno della mia decisione. E l'ha stupita il fatto che Renzi, forse quello che più sorprendentemente ha cambiato
le carte in tavola su 5 Stelle, no? Insomma, innegabilmente la posizione non solo senza di me, addirittura ironica su qualcuno vorrebbe pure farci un governo con questo, addirittura su quelle personalità che poi oggi sono esattamente quel governo a cui dà la fiducia, sì, io non so se Renzi e chi lo segue uscirà dal partito. Perché dover argomentare che esci da un partito che sta facendo esattamente quello che proponi e chiedi tu è una cosa complicata, a meno che il Partito Democratico non cambi profondamente pelle, non ci sia un ulteriore congresso, non ci sia un allargamento a forza politica. Ma pensa che Renzi farà una nuova formazione, magari all'inizio in Parlamento e poi alla Leopolda pare che succederà qualcosa. Io non lo so, non sono in grado di rispondere a questa domanda. E non lo seguirebbe comunque. Beh, ma io mi sono messo al fianco di Carlo Calenda, di Siamo Europei, stiamo costruendo un partito a tutti gli effetti, un movimento politico. Io sono convinto che nei prossimi mesi noi vedremo un bipolarismo che è sempre più un bipolarismo tra populismi, il populismo di destra di Salvini e il populismo di sinistra. Conte si è definito populista, non gli sto dando il populista, è orgoglioso populista. Oggi è sintesi di Movimento 5 Stelle e PD. In mezzo c'è un elettorato di centrosinistra, riformatore, liberal democratico, il mestiere che avrebbe dovuto che fare si il PD. Si allierebbe comunque con l'attuale centrosinistra, no? Immagino. Se il PD guarda alla costruzione di un centro-sinistra riformatore senza le scie chimiche, sì, ma se il PD comincia ad allearsi sistematicamente con quello che chiedeva il processo in piazza per i politici, giornalisti e gli imprenditori, no, perché io vorrei anche un partito che per una volta avesse una dirigenza che quello che dice lo fa, perché con sto giochino che mai con i 5 Stelle si fa il governo. Basta un partito dilaniato tra correnti, oggi non è usato il cencello, è usato il tom tom per non sbagliarsi sulle vie, ma stiamo scherzando, e io non devo dire nulla, e io devo sempre star lì, votare e tacere, ma c'è un mondo insieme a me stanco di questo andazzo. Massimo Giannini e poi Mariana Aprile. Non crede Giannini. Un mondo, non lo so, no, mi spiego meglio, ho la sensazione, pur riconoscendo la perfetta coerenza, e anche da parte mia la condivisione di quello che lei ha detto, sia sulla natura di questo governo, sia sulla scarsa discontinuità soprattutto delle persone. Dopodiché riconosciamo anche che per una formazione come la vostra, che si ispira all'Europa, sull'Europa sì, una discontinuità forte c'è. Sicuro. Quella anche è visibile, persone. È visibile. Nelle persone, in parte anche nelle persone, però sicuramente nell'approccio. Oggi c'è un'intervista sul nostro giornale con un neo ministro dell'economia che racconta un altro paese rispetto a quello che conoscevamo anche solo fino a un mese fa. Quindi qui c'è un elemento di contraddizione secondo me abbastanza forte nella vostra posizione. Ne aggiungo un altro che è più di scenario e di posizionamento politico, che parla al passato ma soprattutto al futuro. Ho come l'impressione che ancora una volta ci sia questa vaga e un molto, direi, stavo per dire un po', ma aggiungerei molto velleitaria ricerca di un grande centro, il voto dei moderati. Cioè, da dove la volete fare voi questa frattura rispetto a un governo che è sembrato troppo populista o troppo di sinistra, secondo qualcuno? Glielo chiedo perché se il tema è quello dei moderati e quello del grande centro, lì c'è un ingorgo molecolare ormai plurisecolare, cioè questa idea del sacro graal del centro, inseguito da tutti dopo la diaspora democristiana, ha portato una sfiga colossale a chiunque ci abbia provato, da Dini e a tutti gli altri. Ora, se voi ripercorrete lo stesso sentiero, ho l'impressione che, ancorché in uno scenario proporzionale, dove anche, ripeto, come dicevo prima, le piccole forze hanno un senso, però sarete parte di un pulviscolo. E quindi capisco poco la forza d'urto di un partitino dello zero virgola, ecco. No, ma sono assolutamente d'accordo, tant'è vero che la categoria del centro io non solo non la utilizzo, ma non la riconosco nemmeno, anche perché io che ho 45 anni il centro non l'ho mai votato, sono uno che ha scelto il centro-sinistra perché eravamo già nella stagione del bipolarismo ed è una categoria sconosciuta, ma nel momento in cui il Partito Democratico, che si definisce Partito del Lavoro, lascia tutta la filiera dei ministeri, scuola, formazione, lavoro, sviluppo economico, che sono crisi e posti di lavoro, si aprirà una questione non lato centro, ma lato riformatore di sapere, cura e lavoro. Io sono convinto di questo, che non è uno scivolamento geometrico a sinistra perché torna Leu, D'Alema, Bersani e Speranza. Premesso che c'è un problema culturale enorme. Questo partito è dentro ad una sudditanza culturale dalla quale deve uscire. Una ma volta. Nei confronti di chi? Ma di tutti. Guardi, D'Alema definiva la Lega La costola della sinistra. D'Alema definiva tutti la costola della sinistra. E oggi il nemico è Salvini.
Abbiamo demonizzato Berlusconi. Ma è diversa la Lega di Bossi adesso, da quella di Salvini. Adesso con i 5 no? Stelle c'è la stessa operazione. L'antipolitica, la scatoletta di tonno, la difesa della democrazia e dopo un quarto d'ora sei alleato perché non sei in grado di sprigionare una forza politica in grado non di allearsi con i 5 Stelle ma di recuperare l'elettorato tuo che è finito nei 5 Stelle. E questa ambizione non si doveva perdere perché la credibilità del PD, se esercitata su politiche, scuola, formazione, lavoro e sanità, se la va a riprendere. Il tema è che ti hanno ritenuto un anno fa molto lontano. Ma quindi lontano se il governo è duro, voi starete all'opposizione di questo governo? Assolutamente insieme a, sì. Non so a chi Salvini. A questo punto, a Salvini, Salvini e a un bel pezzo di destra? No, intanto questo Parlamento è stato eletto un anno fa, quando una forza politica diversa dal PD non c'era. La Bonino ha preso la mia stessa posizione, credo che Emma Bonino sia una persona con un'autorevolezza riconosciuta e riconoscibile. Ci dica se starà all'opposizione di questo governo con la destra di Salvini e di Berlusconi. Di questo valuterà governo di volta in volta? Assolutamente o no? Sì. Se tolgono i decreti sicurezza io li voto. Ma Conte c'aveva i selfie con i decreti sicurezza e col pollicione su. Vabbè, ma se adesso se ha cambiato cambiano, idea, mi fido poco di chi favore. Cambia idea. Però io lo voto a favore se toglie i decreti sicurezza, cosa su cui dubito. No, però ripeto lo schema del sono d'accordo, ma cioè tutto vero, dopodiché però forse non rischiate di fare lo stesso errore che lei sta imputando al PD, cioè lei sta tra le tante cose accusando il PD di agire in chiave puramente antisalviniana e quindi sostanzialmente tradire la propria identità, scendere a patti con le scie chimiche pur di tenere lontano il bau bau di Salvini. Non vorrei che da quest'altra parte, cioè in questo centro che in prospettiva vedo sempre più popoloso, ci fosse a ruoli invertiti la stessa paura. Cioè non è che per paura delle scie chimiche si distrugge quel che resta del PD, il problema dovrebbe essere di battaglie identitarie, di battaglie... cioè, giustamente sia Massimo Giannini prima sia lei facevate l'esempio dell'anti-berlusconismo che tanto male ha fatto al ricordiamo al centro-sinistra. Che il riferimento alle scie chimiche magari non tutti lo ricordano è un parlamentare del Movimento 5 Stelle che insomma crede alle scie chimiche un filone interno, forse era Sibilia che è anche diventato sottosegretario, una corrente del Movimento tra l'altro tra i sottosegretari confermati c'è Carlo Sibilia che nega lo sbarco sulla Luna. Il leader della corrente delle scie chimiche. Esatto. Il PD che non si perde per strada, per me è l'alleato naturale. Non farò una campagna elettorale e di aggregazione sul territorio contro il PD. Il problema è che c'è stato un dibattito in questo studio, che è ripreso sui social ovunque, tra la Castelli e Cottarelli. Gliela faccio così. Se il PD sceglie Siamo Europei, Calenda, Richetti, al governo ci va Cottarelli. Se fa la scelta che ha fatto, al governo ci va la Castelli. Perché è chiaro, bisogna smetterla con le robe che vanno bene, perché questo è un collage tra due cose che non possono stare insieme. Perché la ministra del lavoro firmava l'altro giorno ai banchetti l'uscita dall'euro. Sono contento di Gentiloni, Gualtieri, Amendola, tutto contento. Ma c'è un tasso di inaffidabilità dalla Farnesina alla giustizia. Fraccaro è il teorico della democrazia diretta nel cuore di Palazzo Chigi. Il mio partito troverà il modo di disinnescare. Le 5 Stelle però hanno dato prova di grande flessibilità in questi ultimi 14 mesi anche, no? È vero, tant'è vero che secondo me ci sono due opzioni. Cambiano i movimenti, i partiti, le persone. Ci sono due opzioni. Questa alleanza funziona e cambia le cose, la rimette l'Italia in Europa, è efficiente ai conti pubblici e i grillini scompaiono, perché tutte le battaglie sull'uscita dall'euro, l'anticasta, le istituzioni, l'antibanche... Ma le hanno abbandonate già da tempo. Sì. Noi la Pescato l'abbiamo visto in mano a Licia Gonzulli durante... Quindi cioè, il panorama è abbastanza, ho capito, è abbastanza però cambiato. Però sei entrato in Parlamento con quello, occhio, perché poi gli elettori non è se che... Se dobbiamo fare l'elenco degli slogan da campagna elettorale che hanno portato in Parlamento la maggior parte di quelli che ci stanno, cioè, dovremmo guardare oltre quello che si è detto per arrivarci in Parlamento, perché i grillini hanno, il Movimento 5 Stelle ha in più occasioni dimostrato di poter essere, di farsi concavo e convesso di destra o di sinistra, loro si nascondono dietro il posto ideologico, ma sostanzialmente hanno dimostrato di farsi molto guidare dalla situazione, di avere un grande opportunismo politico, magari la maturità no, ma l'opportunismo però, sì. Però, la domanda è perché dobbiamo dare per scontato che Salvini riuscisse in qualche modo a tenere il timone di quell'alleanza e il PD non ci potrà riuscire?
Cos'è? Perché non dovremmo pensare che l'aver concesso la conferma della Castelli piuttosto che di Sibilia non sia un modo, diciamo, per avere un quieto vivere che permetta di fare le cose importanti? Intanto è abbastanza aberrante che la prima forza parlamentare possa governare indifferentemente con una tesi al suo contrario. Io credo che nel momento in cui... Le ricordo che 5 Stelle sono i teorici massimi del... Allora facciamo così, siccome l'aprile mi ha sfidato sul terreno che nessuno coerentemente con i messaggi che ha dato in campagna elettorale poi siede in Parlamento, io dico che il PD è entrato in Parlamento per creare opportunità contro la cittadinanza. Ora questo governo mantiene la cittadinanza o lo fa diventare uno strumento di integrazione al lavoro? Ma il ministro, neo ministro dell'economia, ma con alcuni aggiustamenti per farlo funzionare meglio. Come le revoche delle concessioni diventano revisioni, come le parole contengono Ricchetti, insieme tutto. Mi scusi, ma per quanto tempo lei e Calenda, che come si chiamerebbe questo nuovo partito? Noi Europa? No, noi europei com'è? No, abbiamo in idea... Nuovo nome, nuovo simbolo, perché siamo europei e il manifesto con cui Calenda alle europee si è unito. E quale sarebbe il nuovo nome? Ci stiamo ragionando. Io non credo che avremo tempi velocissimi, non si va a votare la prossima settimana a naso. Quindi io ci tengo a fare una cosa fatta bene. Nel vostro programma, non so, cosa avrà di diverso? Perché una volta che avete detto, ripetuto, straripetuto, che quelli fanno schifo perché hanno cambiato idea all'ultimo momento, eccetera, eccetera, qual è il vostro programma? Perché dopo un po' anche i vostri elettori, anche quelli più reticenti, siccome questo governo o riesce a fare qualche cosa o se no ci sarà la crisi, allora si andrà al voto, immagino, no? E quindi fino a quando lei pensa di, lei con Calenda pensate di essere così appetibili? Ma io non vorrei creare un comitato elettorale come si è fatto nelle ultime occasioni, finalizzato a giocare una partita al primo voto utile. Io credo che in questo paese da oggi manchi uno spazio organizzato, stabile, che va oltre Calenda, Ricchetti, non un partito personale, un partito organizzato sui territori. I partiti come li abbiamo conosciuti in termini di valori di aggregazione delle persone, che sui temi lavoro, scuola, sanità... ha una visione riformatrice e innovativa, ci mette gli investimenti, non dice no a tutto, no né agli inceneritori, né alle discariche, né alla trasformazione del differenziato. Rapido, ma è un possibile programma di governo, non so, non lo vedo tanto bene. Ma quello tanto che sta chiaro. Dicendo Ricchetti è già il PD, però, no? Rapido. Il PD prima della cura, cioè questo governo con i 5 Stelle. Prima che facesse questo governo con i 5 Stelle, il PD sosteneva esattamente quello che sta dicendo. Non sarei uscito dicendo dal lei. PD, infatti. No, lo capisco, però bisogna tener conto del fatto che, appunto, se ci si condanna all'irrilevanza, come lei rischia di fare... Lo vedremo. Sarà pura testimonianza. Buon lavoro e auguri. Intanto io adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché nel frattempo... Conte oggi, Conte bis, è tornato nelle zone terremotate del centro Italia, dove il governo del cambiamento, quello prima, in realtà non ha fatto praticamente niente. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. Il Premier Conte, che oggi ad Accumoli ha incontrato i sindaci delle comunità colpite dal terremoto del 2016, il Vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, ha consegnato la stessa lettera che gli aveva scritto 14 mesi fa, quando era appena entrato in carica il governo giallo-verde. «Ho cambiato la data, aggiornandola, e ho cambiato il finale», ha spiegato il Vescovo al quotidiano Il Tempo. Prima auspicavo che il governo del cambiamento desse buona prova di sé sul piano della ricostruzione. Ora ho sostituito con governo della svolta. Per il resto però le richieste rimangono le stesse, perché qui, nelle zone terremotate, tutto è rimasto uguale. La piccola provocazione del Vescovo vale in realtà un trattato di scienza della politica. È un gesto che rivela i limiti e le incongruenze di un governo della cosa pubblica basato sugli annunci e sul loro prevedibile, benefico effetto propagandistico. Ma ci parla, questa lettera riscritta uguale tanto tempo dopo, anche dei difetti di un'informazione molto interessata all'elemento del conflitto e dello scontro ideologico, ma assai meno al merito dei provvedimenti e soprattutto alle loro conseguenze concrete.
Ad Amatrice e in molti altri paesi del centro Italia colpiti dal terremoto di 3 anni fa manca qualsiasi segnale che faccia intendere che la ricostruzione è iniziata. Anche perché dal 2016 a oggi si sono avvicendati ben 3 governi e 3 commissari straordinari e tutti hanno promesso discontinuità. Ma una classe politica, osserva ancora il Vescovo, non può pensare ogni volta che c'è un cambio di azzerare la situazione e ricominciare da capo. Così non si ricostruirà mai niente. Allora, senatore Richetti, il suo al Partito Democratico è un addio o potrebbe essere anche solo un arrivederci? Tanto mi auguro, da persona che ha vissuto il terremoto da vicino, ne abbiamo parlato anche in questo studio, che davvero si cambi passo. E su questo sono fiducioso. C'è al governo Paola De Micheli, che è una persona di una capacità oggettiva, e spero davvero che ci siano risposte in fretta. Il mio, di fronte a questo PD, non credo possa essere un arrivederci. Io credo che il PD, come l'abbiamo conosciuto in questi anni, non lo rivedremo più. E lo dico con amarezza, ma anche con la consapevolezza che i partiti sono strumenti che agiscono alla politica e bisogna anche saperli cambiare e trasformare per non metterli fuori tempo. Allora, in bocca al lupo, senatore Richetti. Crepi, tanto tornerà qui da noi ancora 8:30. Grazie, senatore Richetti, grazie Marianna Aprile, grazie Massimo Giannini, grazie spettatrici e spettatori. E adesso torna Diego Bianchi con il suo Propaganda Live, una puntata davvero da non perdere, anche perché quest'estate Diego ha continuato a lavorare, ci racconterà questa folle crisi di Ferragosto, ha seguito Salvini lungo le spiagge di Mezzitalia, quindi non perdetevelo. E noi ci vediamo domani. Grazie, arrivederci.